Certe dolcezze interiori sono roba da bambini, non sono segno di perfezione. Non dolcezze, dolore ci vuole. Le aridità, la svogliatezza, l'impotenza, questi sono i segni di un amore vero. Il dolore è piacevole, l'esilio è bello, perché si soffre e possiamo così dare a Dio qualche cosa. Il dono del nostro dolore, delle nostre sofferenze, è una gran cosa che non possiamo fare in paradiso. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene a tutti voi. E da Pietrelcina sempre vi giunge il saluto e l'augurio di una buona e santa giornata. Da questo luogo in cui Padre Pio ha celebrato tante volte la Messa, vogliamo riflettere oggi su un momento importante della Messa, così da vivere bene, ecco, questa preghiera così grande. Questo spunto lo troviamo in questo pensiero che abbiamo ascoltato oggi di Padre Pio, no? Quando dice che, ecco, la sofferenza, la croce deve essere offerta al Signore, no? Anzi, Padre Pio dice proprio che l'esilio, il pellegrinaggio terreno è bello proprio perché possiamo offrire qualcosa al Signore. E il momento importante della Messa in cui tutti noi possiamo vivere questa offerta, possiamo vivere questa dimensione di oblazione, di offertorio, e appunto ecco l'offertorio che celebriamo nella Santa Messa. Vi invito oggi a vivere bene questo momento, vi invito a riflettere bene su questo momento, no? Quando tutti quanti siamo indaffarati a trovare qualche spicciolino, no? nelle tasche, nella borsa, no? Per mettere nel cestino che passa, vi invito a essere più attenti, a essere più concentrati, perché quando il sacerdote offre il pane e il vino, in quel momento noi dobbiamo offrire anche la nostra vita. E quello è il momento in cui offrire le nostre sofferenze, offrire i nostri dolori, offrire anche le nostre gioie, anche le nostre speranze, anche i nostri progetti. È il momento dell'offertorio, il momento in cui insieme al pane e al vino l'uomo può offrire la sua vita e può far diventare la sua vita come un perenne offertorio. Sapete, quando il sacerdote mette nel calice il vino, aggiunge sempre una goccia d'acqua, e questa goccia d'acqua rappresenta la nostra umanità, questa goccia d'acqua rappresenta la nostra sofferenza, questa goccia d'acqua rappresenta la nostra fragilità. Tutto il mondo è condensato in quella goccia d'acqua che il sacerdote mette nel calice del vino. Il vino rappresenta la vita di Gesù, certamente, poi nella consacrazione diventerà il suo sangue. Il vino rappresenta la presenza di Gesù. La goccia d'acqua è la nostra umanità che, immersa nel vino, immersa nella presenza di Cristo, si perde e diventa un tutt'uno con il Signore. Quindi quando celebriamo la Messa, quando partecipiamo a Messa e viviamo il momento dell'offertorio, poniamo più attenzione a questi gesti, poniamo più attenzione a questo momento. È un momento che ci riguarda, non è solo l'esperienza o l'espressione del sacerdote che celebra, quindi ecco, la vive da solo. No, quello è il momento in cui noi siamo chiamati ad unirci al Signore. Sapete, quando Padre Pio celebrava la Messa, il suo offertorio durava tantissimo. E quando Padre Tarcisio domandò a Padre Pio, disse: Padre, ma perché l'offertorio dura così tanto, eccetera? Perché Padre Pio disse, rispose, perché in quel momento io prego per tutte le persone che si sono affidate a me. Ecco. Padre Pio viveva l'offertorio presentando tutte le intenzioni che quotidianamente mettevano nelle sue mani, ma non solamente come un ricordo ideale. Padre Pio ci dice che nominava i nomi di queste persone, presentava e metteva nel calice i nomi di tutta questa gente che soffriva e che si affidava a lui. Allora, cari fratelli, in questa giornata anche noi impegniamoci a vivere la vita, a vivere le sofferenze, a vivere i dolori come un offertorio quotidiano, dove la nostra sofferenza, la nostra vita può essere unita e deve essere unita alla vita di Cristo, così come ha fatto Padre Pio. A tutti voi auguro di vivere una buona e santa giornata.
Pre-